gioia di avere il nostro concittadino Don Giampiero Lunetto, missionario del Preziosissimo Sangue, che collabora con me in Matrice, che darà ufficialmente il saluto alla Madonna. Abbiamo un altro concittadino missionario in Brasile che torna dopo gli anni della pandemia per un certo periodo, per poi tornare in Brasile, Padre Lunetta, che dovrebbe essere qui. Mentre saluto tutti i confratelli parroci, saluto i sacerdoti partenicesi che vengono dalle loro sedi, ringrazio e saluto le autorità civili e militari qui presenti. Cari confratelli, gentili autorità civili e militari, cari fratelli e sorelle, colmo di gioia e di emozione accogliamo la nostra bella Madre del Ponte. Viva! Viva! Il lungo periodo della pandemia ci ha fatto sperimentare quanto siamo fragili e inermi. Ci ha fermati, ci ha chiusi, non ci ha permesso di vivere quei gesti semplici che sono il cuore di ogni relazione. Ma oggi, questa sera, siamo accorsi così numerosi per aprire le nostre braccia e il nostro cuore gridando: prega per noi, intercedi per noi, Maria Santissima. La preghiera di noi credenti è alla base della Vergine Maria e costellata da invocazioni come queste. Confidando nella sua intercessione, noi, popolo cristiano, gli affidiamo i desideri più segreti, le necessità della vita, le persone care, supplicandola di ottenere da Dio le grazie di cui abbiamo bisogno. Eppure l'intercessione della Vergine non si risolve in una semplice raccomandazione o in una sorta di scorciatoia per ottenere qualcosa dal Signore. Come si può spiegare, dunque, se consultiamo un vocabolario latino alla voce intercedere, troveremo questo primo significato: camminare nel mezzo. Chi intercede cammina nel mezzo tra due parti ed è pronto ad aiutare ciascuna delle due parti e a interporsi in favore di una di loro. La pagina evangelica che meglio può aiutarci ad approfondire questo aspetto si trova nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, nel racconto delle nozze di Cana. Tutti ricordiamo cos'è successo nel mezzo della festa di nozze a cui sono stati invitati Gesù e sua madre. Viene a mancare il vino. È un guaio per gli sposi e per gli invitati. La festa sta per essere rovinata. La madre intuisce il disagio che si sta generando. Così dà uno sguardo al figlio per dire che gli sposi non hanno più vino e rivolge uno sguardo anche ai servi, a chi sta intorno, per dire: fate quello che lui vi dirà. Maria, proprio stando nel mezzo tra Gesù e gli sposi, mette in atto la sua intercessione, dando luogo a un duplice dialogo, un duplice intervento. Ella presenta a Gesù una necessità a cui porre rimedio e contemporaneamente chiede ai servi di fare la propria parte, rendendosi disponibili alle indicazioni di Cristo. La sua intercessione interpella Gesù e al tempo stesso esige l'impegno dell'uomo. Non si esaurisce in una richiesta, ma si adopera per mettere Cristo in relazione con gli uomini. Maria è la madre di Gesù, del primogenito, del figlio di Dio, ma anche la madre di molti fratelli. Ella intercede presso il suo figlio, evidenziando i vuoti dei suoi fratelli e chiede le grazie di cui hanno bisogno per vivere. Ma questo non potrà avvenire che dall'interno di un rapporto di collaborazione e obbedienza a Cristo. Fate quello che lui vi dirà. Come il cuore di una madre non si dà pace se non vede la fraterna cordialità tra i suoi figli, così la Vergine ci educa ad ascoltare Gesù, ci porta a lui e poi lascia il posto a Gesù. Il suo stile è inconfondibile. Maria rientra tra la folla, si confonde tra i discepoli, sta ai piedi della croce, siede tra gli apostoli in attesa della Pentecoste. Presente, raramente in primo piano, lascia che il Signore
come la vediamo così nella nostra immagine. Lascia che il Signore possa creare una cosa nuova, mai vista, sovrabbondante. La Beata Vergine Maria intercede per noi. E quando noi non ci rivolgiamo a lei, Dante Alighieri, nella sublime preghiera alla Vergine che pone sulle labbra di San Bernardo, porta questa considerazione: la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. La bontà della madre non solo viene in aiuto a chi la invoca, ma molte volte previene spontaneamente la nostra preghiera. Quello che è successo a Cana, noi speriamo che si ripeta non solo per l'intera umanità, ma soprattutto per la nostra città, oggi. Ora, tra il figlio Gesù e gli uomini del nostro tempo, ci sono molte giare vuote. C'è una festa a rischio. Non hanno più vino. Ripete ancora oggi Maria. La nostra città non ha più il vino dell'amore, non ha più il vino della pace, del dialogo, della fede, dell'educazione, della fraternità, dell'accoglienza, del vivere in relazione. Non ha più il vino della gioia, il vino della speranza, della pienezza di vita. Noi non siamo più disponibili, ancora una volta, ad accogliere l'invito del Maestro. Mettete l'acqua nelle giare. Abbiamo perso di vista la nostra responsabilità, tutti, nel costruire una comunità più bella, una comunità più giusta. Abbiamo perso di vista il nostro impegno politico, sociale, economico, educativo, ma soprattutto l'impegno umano. Abbiamo perso di vista, diceva il grande Giorgio La Pira, i profeti del nostro tempo, che non permettono all'uomo di essere schiacciato sotto il peso del materialismo e da tutti quegli apparati che ci tolgono la dignità. Non siamo più disposti a volgere lo sguardo verso l'altro. Siamo così intenti a creare opportunismo, a creare logiche che uccidono l'uomo, a far emergere l'interesse personale, a voltarci la faccia al giudizio facile, alla calunnia, all'egoismo, all'arroganza di sentirci migliori di Dio e anche degli altri. Rasentiamo quasi il nichilismo che è capace di negare ogni cosa. L'apatia alla storia, alla nostra storia, alle nostre tradizioni ci portano sempre di più a cancellare la nostra identità. Ho bisogno della tua acqua, ho bisogno della tua fragilità, di ciò che sei per rendere la festa, cioè la nostra società, la nostra vita, più gioiosa, più vitale, più felice. Ho bisogno di te, ho bisogno di ognuno di voi, dice Gesù per mezzo di Maria. Fate quello che lui vi dirà. Ripete ancora a noi oggi. Questo nostro tempo sia per noi un tempo di speranza, un tempo di rinascita, un tempo dove tutti insieme, comunità parrocchiali, uomini politici, insegnanti, famiglie, giovani, ragazzi, anziani, siamo tutti pronti a metterci la faccia, a sporcarci le mani per costruire la civiltà dell'amore, la civiltà dell'essere realmente uomini, uomini. Possa il Signore ascoltare la nostra preghiera, possa il mondo e tutti noi ascoltare la Madre di Dio. Concludo con una bellissima poesia di Raffaella Mancuso Bonura, poetessa. Era una blanda sera di aprile, si incurvava il cielo e ghirlanda gli fe le nuvolette il roseo velo. Oh, quante volte sovra noi le nere ali spiegò l'arcangelo di morte e di morbi la guerra e l'altre sfere ci minacciar la più terribile sorte. Ma noi venimmo a te sotto le fiere percosse delle rie potenze insorte, come corre alla manna il fantolino, e tu schiudesti il manto tuo divino e fummo illesi. Volgi, o madre, le tue luci divine a noi, dal cuore pavido e incerto, a noi, figli dei generi, novelli pregi intessi ai tuoi fulgini capelli. Giustizia e pace sulla terra, e sia la terra intera un innote o te, o Maria. Amen.
E chiamiamola tutti con aiuto! Viva Maria Santissima dello Ponte! Viva! 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 Veramente Partinico è devota alla Madonna del Ponte. Tutta questa gente oggi, l'altro giorno, stasera, questa gioia soprattutto che c'è nel volto dei partenicesi, piccoli e grandi, tutto il clero a completo, le autorità, è il segno veramente della vita riscoperta, della liberazione quasi raggiunta, dell'amore che diventa relazione, soprattutto tra la nostra città e tra i componenti della nostra città. Oggi alla Madonna del Ponte la gente, ecco, questo applauso spontaneo è segno proprio della gioia del popolo. Le macchine nella via Cannizzaro arrivavano alla strada che da Partinico porta ad Alcamo. I fiori, la gioia, è il segno dell'amore verso la Madonna dei partenicesi. Il mio messaggio è sempre lo stesso: risorgi Partinico, risorgi anche attraverso la devozione della Madonna e con l'intercessione e l'aiuto di Maria. Alzati e cammina, città di Partinico. Lo diciamo anche con le parole che ha citato Don Giampiero della poetessa Bonura.